I Tre Melani presentano Paradossi di Viaggio. È permesso? Prego, prego, accomodatevi. Buongiorno. Signoria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E come può esservi utile? Ma allora, stavamo pensando di fare un viaggetto. Tutte e due, perché siamo colleghi di lavoro. E quindi diciamo, insomma. Lei è Emiliano? No, insomma. No, lui è Gabriel, ma scusate, Gabriel. Vi conoscete? No, no, è Emiliano nel senso che viene dall'Emilia. Ah, ovviamente no, Emiliano. Infatti, no. Infatti, la signorina, guarda. Signorina. No, comunque, senta signorina, ci può dire una cosa? Noi volevamo organizzare un viaggetto, dove volevamo andare? Dove volete andare? Allora, dove stavamo pensando alla montagna. Guarda, io ero pure improntato più sul mare, sì, quindi mare, ci consiglierei, montagna. Insomma. Mare e montagna, ok, ora faccio io, vediamo. Sì, guarda, ci dica, guardate, ci dica. Allora, è un'offerta che arriva da proprio oggi per Cani Gatti. Sì. No, io Cani Gatti la escluderei, Gabriel, perché sì, io sono allergico al pelo, pure gli animali no, domestici, io a casa non ho nulla. Ma io di no. No, 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 guardi signora, Cani Gatti la escludo. No. Mi un'altra dica cosa? Un'altra cosa. Allora, vediamo se c'è un'altra offerta. Sì, sì, mi dica, vai. Per Trieste. Ma Trieste. Ma Trieste è bella. Gabriel, Trieste. Ma Trieste. Trieste, no. Siamo andati a fare un viaggio, io volevo una cosa più felice, non volevo una cosa Trieste, capito? Sì, vabbè, effetti, allora Gioia Tauro. Gioia Tauro. Guardi, un po' troppo, forse sì. Gioia Tauro un po' meno, anche sì, perché sì, poi è brutto ritornare. Però siamo sulla buona via. Sì, in effetti. Ok. E allora potete andare forse ad Aosta? Ad Aosta c'è Aosta. Un bel Aosta. Sì, ci sta un bel posto sulla montagna. Ma io non lo conosco questo. Ma Aosta. Aosta. Ad Aosta. Ad Aosta. Gabriel, tu conosci questa Aosta? Aosta? Non conosco. Val d'Aosta. Val d'Aosta, signora, ma lo dica, no? Val d'Aosta. Abbiamo capito Aosta, Aosta nel senso che sembrava uno scioglilingua, dai, hai capito? Una domanda. Va bene, non va bene? No. Ah, signorina, lei un ma po' voi bizzarra, volete divertimento idee. O relax? Perché Aosta è relax. Diciamo io guardo un po' di relax. Beh, anche un po' di divertimento. Ah, allora una la cosa pratica un del mix. Divertimento è il Salento. Il Salento. La terra proprio del ma signorina, noi siamo del nord, ma mi faccia capire, no? Ma io vado in un posto che si chiama Salento, io devo essere veloce, noi corriamo. Sì, ma no, poi anche perché Salento, se mette là tutti in sì, no, signoria. Anche perché io poi preferisco il dolce. Il dolce. Proprio devo dolce. Dire la verità. Signora, ci trovi un quindi posto così, lui è un romantico. Sì, certo, e mo' allora volete Cremona, mo'. Beh, Cremona non è da sottovalutare. Non volete andare a Cremona veramente? Beh, Cremona va bene, signorina. Ci trovi subito. Un po' dolce, un po'. Un po' dolce o un po' salato, come lo vogliamo. Allora facciamo Cremona? E facciamo Cremona. Vabbè, Gabriel, io dico che Cremona è un'ottima scelta. Cremona va benissimo. Come volete partire? E come vogliamo partire? Vestiti, ci mettiamo con la valigetta. Intendevo con che mezzo, con l'aereo, mezzo, con il treno, con la macchina. Ma guardi, io direi, siccome non ho mai preso il traghetto. Allora andiamo col traghetto. Cioè, sì, col traghetto, dai, ti capisci, è sempre la prima volta. Andiamo a Cremona col traghetto. Il traghetto è bello. Non esiste il traghetto per Cremona. Ma come non esiste il traghetto per Cremona? Cioè, ma che cosa sta dicendo, che signore? Ma, no, ma lei sa che è veramente bizzarra. Ma veramente, io da quando lavoro non ho mai sentito un traghetto per Cremona. Cioè, signorina, allora si informi. Si informi meglio perché, cioè, te capisci, io sono viaggiatore. Colpa mia. Va bene, faccio io. Comunque ci consigli lei con che mezzo di locomozione muoverci, dai. Allora, decidiamo almeno il periodo, così vediamo le offerte per quel giorni. Come siamo messi a periodo? So, guarda, allora, noi abbiamo preso le ferie da dicembre a marzo. Sì. Ah, abbiamo questo lasso di tempo perché sai tutto lascio mirato sul lavoro tutto l'anno, allora ci siamo voluti prendere questo tempo. Sì, sì. Okay. Vacanze relax, vacanze di gioia, capito? Facciamo allora 25 dicembre, così per Natale andate fuori? Ma il 25 dicembre, signoria, si sta col parente. Cioè noi dove andiamo? Okay. Siamo col parente, no? Allora Capodanno. Ma mi sembra. Ma a Natale con i tuoi, a Capodanno con chi vuoi, ma noi dobbiamo stare con gli amici, giusto, no? E che portiamo gli amici a Cremona? Certo, no, è giusto. E allora il ponte dell'Epifania?
Tutte le feste se sì, le porta via, cioè, non si può partire. A, signora, si è aggiudicata il 4 di gennaio. Questo 4 di gennaio. Facciamo va bene, il 4 di gennaio. Magari la mattina si parte e la sera si torna. E allora, Gabriel, convieni con me. Un po'. Sì, sì, ma anche perché così almeno è meno impegnativa la cosa. Sì, dai. Allora, va bene. Va bene, allora vi faccio sapere. Allora ci faccia sapere, noi intanto andiamo a fare un ape qui. E ci vediamo dopo, certo, signorina. Ci vediamo, grazie, bizzarra ma gentilissima. Arrivederci, signorina. Avete ascoltato Paradossi di Viaggio dei Tremerari.